Non si ferma in Molise la raccolta firme per salvare la Corte d'Appello di Campobasso. Altritani Ambiente e Movimento Consumatori attivi sulla delicata questione. Ha preso il via da oggi in regione la stagione dei saldi invernali nel campo dell'abbigliamento, calzature e accessori. Spesa prevista per famiglia circa 200 euro. Il compartimento ANAS lavora per un tracciato stradale veloce e alternativo alla frana sulla Fondovalle Tappino, una situazione indecorosa per gli automobilisti. Riprenderà domani pomeriggio il girone di ritorno nei campionati di calcio dalla Serie D alla promozione. Sempre domani finale di Coppa tra Venafro e Bonefro nel calcio a 5. Un cordiale saluto dalla redazione, gentili telespettatori. Il 39enne siciliano Giovanni Muscarello, scomparso da Bagheria lo scorso 23 dicembre, si troverebbe ancora a Termoli. La segnalazione, corredata da fotografie, è stata diramata in tutta Italia e nella città adriatica molisana, visto che proprio da Termoli a Natale avrebbe chiamato i genitori che vivono in provincia di Palermo. Giovanni Muscarello era partito il giorno 23 dalla Sicilia per incontrare una persona a Termoli da Natale, poi però la famiglia non ha avuto più notizie del giovane. Un trentenne di Sesto Campano è stato arrestato dai carabinieri per alcuni episodi particolarmente violenti nei confronti dei suoi familiari. In una circostanza ha minacciato di incendiare il negozio di alimentari della sua ex suocera, poi minacciando di morte la stessa donna. Vittime dell'ira dell'uomo anche la moglie e i figli. L'altra Italia Ambiente e il Movimento Consumatori, oggi presenti sul corso Vittorio Emanuele nella città capoluogo di regione per la raccolta firme per il mantenimento della Corte d'Appello. Seguiamo questo contributo. Una giornata per firmare la petizione popolare lanciata dalle associazioni dei consumatori aderenti al Comitato Unitario per il mantenimento della Corte di Appello di Campobasso e per fermare la febbre del pianeta. Oggi una nuova iniziativa dell'Altra Italia Ambiente e del Movimento Consumatori. A Campobasso la raccolta firme nei pressi dell'obelisco nel gazebo di Corso Vittorio Emanuele II. Insieme a altre 5 associazioni dei consumatori utenti, noi abbiamo lanciato questa petizione popolare per impedire che venga trasferita la Corte d'Appello, come è nei programmi del governo, perché sarebbe una negazione di un diritto, il diritto all'accesso alla giustizia di prossimità innanzitutto, e poi sarebbe un grande danno economico per la nostra economia che vive prevalentemente di servizi. Significa che va via la Corte d'Appello, altri uffici giudiziari collegati, altri uffici dello Stato collegati sempre alla Corte d'Appello, vuol dire che vanno via delle persone perché dovranno raggiungere i nuovi uffici. Vuol dire che ci mancheranno risorse economiche che non vengono più spese nel Molise, vuol dire che avremo meno trasferimenti da parte dello Stato perché calerà ancora la popolazione e i trasferimenti avvengono sulla base del numero degli abitanti. Quindi il danno economico oltretutto sarebbe grave, gravissimo per il Molise. Noi stamattina in questo stand offriamo assistenza ai cittadini gratuita in tutti i servizi e per tutte le pratiche scorrette che possono ricevere. Noi li tuteliamo, abbiamo questo compito specifico e inoltre raccogliamo anche le firme per la petizione Fermiamo la febbre del pianeta. Anche questa è estremamente necessaria perché abbiamo visto ieri sera nei sondaggi della televisione che gli italiani sono favorevoli all'alternanza delle targhe, alla riduzione del CO2 nel mondo, però non per loro, perché il 90% non vuole rinunciare all'uso dell'automobile, non vuole ridurre il riscaldamento nelle proprie abitazioni, quindi c'è necessità di una forte azione di sensibilizzazione e di maturazione, perché gli italiani sono sensibili purché si faccia a casa degli altri.
E sulla difesa della Corte d'Appello di Campobasso è intervenuto anche l'esponente del PD Massimiliano Scarabeo, ribadendo che il mantenimento del Tribunale rappresenta la difesa dell'autonomia e della dignità di un'intera regione e che quindi non si possono anteporre gli interessi ragionieristici dello Stato alle reali esigenze del territorio, da evitare il lento declino del Molise con conseguenze gravi per il tessuto socio-economico regionale. Al via la separazione tra il servizio di protezione civile e la ricostruzione post-sisma del 2002. La nuova agenzia della protezione civile sarà attiva fino al completamento dei lavori necessari alla conclusione della ricostruzione post-terremoto, ricostruzione prevista fino al 2018. A capo dell'agenzia regionale è stato indicato l'architetto isernino Manuel Brasiello, reggente Gino Cardarelli, in passato responsabile del servizio geologico e sismico. Si estende da oggi in tutta Italia la stagione dei saldi invernali, una iniziativa che mantiene prudenti gli italiani nonostante alcuni segnali di ripresa economica. Oggi ha inizio ufficialmente in tutta Italia la stagione dei saldi invernali 2016. Il Molise e le altre regioni si aggiungono agli altri territori in cui i saldi sono iniziati il 2 gennaio e si dispongono ad accogliere i tanti consumatori che cercano, visto il perdurare del periodo di crisi economica, di provvedere con gli sconti ai propri bisogni familiari. L'iniziativa terminerà, per quanto riguarda il nostro territorio regionale, il 5 marzo, mentre in tanti altri luoghi le date di chiusura sono diversamente cadenzate. Cosa si aspettano i commercianti? Secondo le stime redatte dall'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 346 euro per i capi di abbigliamento, per un movimento economico pari a 5,4 miliardi di euro, un dato che segna un incremento del 5% rispetto ai saldi invernali del 2015. I prodotti acquistati saranno per lo più i capi di abbigliamento, ben il 94%. A seguire le calzature con circa il 73%, gli accessori con quasi il 31%, la biancheria intima il 26%, mentre in fondo stazionano gli articoli sportivi e la pelletteria che si muovono intorno al 17%. Anche la Confesercenti si allinea alle previsioni affermando come il periodo dei saldi rappresenti una boccata di ossigeno per un settore ancora in crisi. A dire il vero, alcune associazioni di consumatori come la DUBSBEF e la Federconsumatori tendono a rivedere le stime al ribasso, denunciando che la situazione delle famiglie è tale da non permettere alcuna impennata e parlano di una spesa media per famiglia che si aggira intorno ai 180 euro, una somma molto al di sotto delle prospettive positive. Naturalmente il periodo dei saldi spinge alle solite raccomandazioni delle associazioni a tutela dei consumatori circa l'attenzione alle eventuali truffe. Attenzione soprattutto a quei commercianti che alzano i prezzi all'apertura della stagione dei saldi per riabbassarli al momento dello sconto, vendendo di fatto i prodotti a prezzo di listino. Ricordarsi che la garanzia sui prodotti acquistati vale 2 anni anche per quelli comprati in saldo. In effetti i consumatori sono sempre più attenti e sanno come evitare che siano imbrogliati, ma prestare attenzione è comunque sempre una buona pratica. E puntuale con i saldi arriva anche il vademecum dell'ADOC, predisposto per evitare spiacevoli sorprese. I pagamenti possono essere fatti anche con le carte di credito o bancomat. Intanto, sostiene l'ADOC, bisogna dire che buona regola servirsi preferibilmente dei negozi di fiducia, dove il controllo dei prezzi e la qualità della merce sono valutati da una esperienza consolidata nel tempo. La frana ai piedi del comune di Pietracatella sulla fondovalle Tappino continua a creare numerosi disagi e a minare la sicurezza di quanti percorrono giornalmente l'arteria che collega il Molise alla provincia di Foggia.
un eventuale tracciato stradale alternativo a quello esistente e quanto sta ipotizzando l'ANAS in merito alla statale 645 Fondo Valle Tappino nel tratto ai piedi del comune di Pietracatella interessato da un vasto movimento franoso. Un dissesto che da troppo tempo ormai crea notevoli disagi con non pochi pericoli a tutti coloro che attraversano l'arteria che collega il Molise alla Puglia. Sin dal 2004 l'ANAS e la Regione hanno effettuato ripetuti sopralluoghi accertando che le cause destabilizzanti il versante sono riconducibili la natura argillosa dei terreni e all'azione delle acque superficiali e profonde non reggimentate, nonché alla mancata tutela del territorio, la cui gestione esula dalle competenze della stessa ANAS. Proprio in virtù di questa, la società stradale, tramite il compartimento regionale, ha più volte sollecitato gli enti preposti a contrastare con interventi mirati i fenomeni di dissesto idrogeologico, tutelando così il territorio. In ogni caso, l'ANAS, nell'ambito delle proprie attività, è intervenuta con lavorazioni diurne e notturne per ripristinare e mettere in sicurezza la sede viabile interessata dal movimento franoso. Nel contempo ha eseguito tutti i rilievi necessari per concludere il progetto volto ad accedere ai finanziamenti indispensabili proprio per realizzare un tracciato alternativo. Sono 5 gli interventi in Molise per un totale di poco più di 1.700.000 euro. Questo l'annuncio del ministro Dario Franceschini nel programma di investimenti per il patrimonio culturale. I progetti previsti in regione sono per Palazzo Iapoce a Campobasso, la verifica della vulnerabilità sismica, il recupero dei casali rurali fatiscenti ad Altilia di Sepino, l'adeguamento alle norme sulla sicurezza a Palazzo Mazzarotta di Campobasso, ai castelli di Gambatesa e Civita Campomarano, all'abbazia benedettina di Castel San Vincenzo, ai musei di Isernia e Benafro, l'abbattimento delle barriere architettoniche di palazzi, chiese e musei regionali e infine il restauro di beni archivistici cartacei della città di Isernia. Il Molise continua la sua inesorabile discesa in termini di popolazione numerica. Ogni anno il calo è stimato in 1.800 residenti. In linea con il resto del Sud Italia, il Molise dal 2008 al 2014 ha perso quasi 11.000 posti di lavoro. L'unico dato in controtendenza è il migliaio di occupati in più relativo all'anno appena trascorso nelle due province. Questi dati, in ogni caso, afferma Giacomo Lombardi, primo cittadino di Rocca Mandolfi, sono allarmanti perché evidenziano una volta ancora una crisi profonda dell'intero sistema regionale. Secondo le proiezioni dell'Istat, poi, nel 2050 il Molise scenderà a 250.000 abitanti, uno spopolamento inesorabile che colpisce prima la periferia, quei paesi di montagna all'estremità del territorio, e che ogni anno perdiamo circa 1.800 residenti. Ha senso ancora parlare di turismo, ambiente, cultura, energie rinnovabili se poi siamo fanalino di coda come capacità di attrarre turisti? Si chiede ancora il sindaco Lombardi. La priorità assoluta rimane l'occupazione, poiché più lavoro significa maggiore stabilità e più nascite per arginare il drammatico esodo dei giovani. È chiaro che creare le giuste condizioni non è facile, ma è altrettanto vero che di idee, programmi e progetti di cambiare lo stato attuale dei fatti se ne sentono davvero pochi. Se poi qualche amministratore non si sente all'altezza del ruolo che riveste in ambito provinciale o regionale, conclude Giacomo Lombardi, è più dignitoso fare un passo indietro. C'è un'intera generazione a cui dare risposte e speranza per un futuro migliore. È stato pubblicato sul sito web del Comune di Isernia l'avviso pubblico per la presentazione della domanda di accesso al reddito di inclusione sociale. Il reddito intende sostenere le famiglie economicamente disagiate. Per un anno il Comune erogherà un contributo di 300 euro mensili ai nuclei familiari in difficoltà. Gli interessati avranno tempo di produrre domanda dal 18 di questo mese al 26 febbraio. E il Movimento 5 Stelle di Isernia smentisce la notizia che l'avvocato Oreste Scurti potrebbe essere il candidato sindaco per il partito alle prossime elezioni amministrative della città. Il Movimento Pentro è attualmente impegnato alla redazione del programma condiviso. Per il momento, viene ribadito, non interessa chi, ma cosa si vuole realizzare per Isernia.
La tradizione del presepe è molto viva nelle case molisane, per tanti è diventata una consuetudine irrinunciabile e colma di simboli culturali. Vediamo il contributo. Giuseppe Marino è di Campobasso, vive nella zona del quartiere San Giovanni e la sua casa, nei mesi di dicembre e gennaio di ogni anno, diventa luogo di visita da parte di tanti e tanti suoi vicini ed amici. La ragione di quelli affascinanti e speciali, a casa Marino ogni anno da tanti lustri si allestisce un presepe che è qualcosa di magico, dove la tradizione si sposa perfettamente con l'innovazione tecnologica e l'uso delle luci. Una tradizione che nasce lontano, perdendosi negli anni. Il signor Giuseppe ha di fatto ripreso gli insegnamenti del padre e fin dalla più tenera età ha costruito gli scenari della rappresentazione sacra, prima come aiutante, poi come vero artefice e protagonista. Un presepe che richiama la visione storica al fulcro della religiosità, dove la natività è il luogo centrale a cui tutti i personaggi tendono. Riconoscibili tra l'altro tanti siti della città come il Castello Monforte, scorci di una Campobasso che forse non esiste più, ma che mantiene inalterato lo spirito della tradizione del Natale. La passione è da piccolo, perché vedendo il genitore fare il zio facendo il presepe, allora mi è nata questa passione. A 10-12 anni già facevo il presepe. E con gli anni ho acquistato tante l'esperienza. È una devozione che mi attira proprio a fare questo presepe bello e tutto. Inizio a metà di ottobre e man mano vado per la vigilia, per la festa di Natale. Il 24 a sera è la soddisfazione, che ci mettiamo attorno a questo presepe, la si mangia e ci gustiamo questo bel presepe che sono fatto. Senta, c'entra molto suo padre la trasmissione della passione, vero? Sì, tanto. Ci stanno alcune cose di mio padre qua, oramai fatto sciavolando 90 anni, qualcosa di 100 anni pure qua sopra. Il presepe, che mostra la visione scenica di una intera giornata dall'alba al tramonto, alla notte e al giorno, per la cui realizzazione si impiegano dei mesi, è messo a disposizione di tutti i cittadini. La famiglia Marino è felice di accogliere i visitatori. I primi ad accorrere sono i parenti e gli amici, ma anche tanti vicini di casa che partecipano con orgoglio a questa iniziativa che sentono sempre più propria e coinvolgente. Il presepe della famiglia Marino sarà smontato come tradizione campobassana nella giornata della Candelora, il 2 febbraio, e riposto preziosamente in attesa di rinascere sempre più bello il prossimo Natale. Nona edizione del Presepe Vivente, oggi e domani a Campobasso, organizzato dall'Associazione Città Viva. 25 figuranti impegnati nella rappresentazione della nascita di Gesù e dell'arrivo dei Magi nella villa comunale. Dal centro storico, quindi, il presepe che torna ad essere allestito nel polmone verde della città, un'ambientazione naturale che ritorna da protagonista dopo il 2012. Al Castello Svevo di Termoli domani mattina si svolgerà la premiazione dei vincitori della mostra Il Presepio, manifestazione promossa ogni anno dall'Associazione Borgo Vecchio. Verranno assegnati i premi della giuria popolare e della giuria degli esperti. E torniamo a Campobasso, domani alle 16 alla Fondazione Giovanni Paolo II si svolgerà il penultimo di una serie di appuntamenti culturali promossi dal Conservatorio Perosi. Domani si esibiranno Simone Di Renzo al clarinetto, Andrea Sant'Angelo al flauto, Giada Vitale al pianoforte e Gaetano Merone baritono. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Cielo in gran parte coperto fino a sera oggi sul Molise per una vasta depressione sulle regioni adriatiche. Le temperature sono comprese tra la minima di 8 gradi nei due capoluoghi e la massima di 13 ad Isernia. Ventilazione occidentale e mare mosso. Domattina le condizioni meteorologiche volgeranno verso un deciso miglioramento. I venti ruoteranno da sud-ovest, valori climatici stazionari.
Iniziamo lo sport dal sollevamento pesi. Il 17enne campobassano Fabio Suliani, campione italiano giovanile nella categoria 69 kg, ha ritirato il premio Ussiconi 2015, premio consegnato nella sede dell'Unione Stampa Sportiva del Molise. Vediamo. Primo posto al Gran Premio Prime Alzate nel 2012 a Roma, terzo ai campionati italiani juniores 69 kg, miglior atleta giovane del Molise nel 2014 e campione nazionale in carica Under 17 nel sollevamento pesi, una disciplina inserita sin dal 1896 alle Olimpiadi Moderne di Atene. Un percorso formativo e sportivo in continua ascesa è quello di Fabio Suliani, pesista dell'associazione Osca del capoluogo molisano, culminato lo scorso 28 marzo ad Ostia. Il giovane atleta in questo 2016 proverà a riconfermarsi in ambito italiano e a settembre punterà ad una prova di sostanza ai campionati europei in Polonia. Sacrifici sicuramente tanti, ore di lavoro dipende appunto dal lavoro, però intorno all'una o due ore al giorno tutti i giorni, quindi un allenamento costante e delle ore dedicate al riposo, per appunto poi sottoporsi a degli allenamenti successivi. La passione per i pesi da dove nasce? La passione per i pesi nasce dal mio allenatore che, diciamo, mi ha messo sulla strada giusta per poter praticare questo sport, per poterlo conoscere al meglio e poi farmici appassionare. Allora, vogliamo ricordare anche la società e l'allenatore? Allora, la mia società si chiama SD Osca e il mio allenatore è Raffaele Navarrino, che è un secondo padre perché conosco da 11 anni, 12 anni ormai, e mi ha sempre affiancato in tutti, diciamo, i miei progressi sportivi. Allora Fabio, dopo un titolo iridato cosa si può sperare? Speriamo di riconfermare lo stesso titolo quest'anno che è appena iniziato, magari anche un buon piazzamento nella categoria d'età superiore e magari andare agli europei. Riprenderà domani pomeriggio il campionato di calcio dalla Serie D alle categorie regionali nel raggruppamento F al termine del girone d'andata. Guarda tutti dall'alto verso in basso la San Benedettese, ampiamente distanziate Matelica e Fano. Isernia e Campobasso sono appaiate a 23 punti, quart'ultimo Lagnone con soli 17 punti in altrettante partite disputate. Per il turno infra settimanale dell'Epifania andiamo a vedere le partite in programma. In Serie D, Amiternina, Monticelli, Giulianova, Fano, Folgore, Veregra, Vispesaro, Isernia, Matelica, Jesina, Castelfidardo, Olimpia, Agnonese, Chieti, Recanatese, Campobasso, San Nicolò, Avezzano e San Benedettese, Fermana. Scendiamo in eccellenza, questi gli incontri in programma: Campobasso 1919, Vasto Girardi, Comprensorio Vairano, Gamba Tesa, Gioventù Calcio Dauna Allife, Macchia Termoli, Montenero Cliternina, Rocca Ravindola Sesto Campano, Trepini Matese Casalnuovo, Venafro Olimpia Riccia, riposerà il Pietra Monte Corvino. Infine in promozione Petacciato Cerce Maggiore, Castelmauro Campo di Pietra, Guglionesi Carullo, Real Prata Matese, San Martino Roseto, Rocca Sicura Baranello, Spinete Sant'Eliana e Torre Magliano Ielsi. Riposerà la Frentania Serra Capriola. Con il rotondo successo sul Castelfidardo la matricola Folgore Veregra inizia il girone di ritorno in Serie D, forte della quarta posizione acquisita. Comincia il Castelfidardo con Minnozzi che dalla sinistra mette al centro, esce e blocca Marani. Rispondono i locali con un contropiede orchestrato da Sbarbati che vede e serve Nazziconi che però è in offside. Tredicesimo ancora Folgore, Mannoni lancia Sbarbati sulla sinistra che viene messo giù al limite da Belelli. Mannoni si incarica della battuta, Chiodini fa buona guardia.
poco più di 10 minuti ancora e i veregrensi passano. Ancora Mannoni a lanciare ancora Sbarbati, che vede e serve il liberissimo Gentile, che piazza un piattone di precisione. Miracolo di Chiodini, che dice no, ma non blocca. Il più lesto e potente di tutti è Pedalino, che ribadisce in rete e porta in vantaggio la sua squadra. Folgore Veregra 1, Castelfidardo 0, Saverio Pedalino. Chiude il tempo una saetta dal limite dell'area di Sbarbati, di poco alta sopra la traversa. 1-0 per la Folgore Veregra sul Castelfidardo a metà gara. Ci vorrebbe un altro e diverso Castello nella ripresa per riequilibrare il punteggio e l'inizio del secondo tempo è incoraggiante. Dopo due minuti Trillini da calcio da fermo mette in area locale, la difesa ribatte, Castellana va in rovesciata acrobatica con la palla che arriva a Balloni anticipato di un non nulla. Al settimo, bella fuga di potenza di Minnozzi sulla destra, cross al centro, la difesa veregrense si salva in corner. Poi però all'11esimo i veregrensi raddoppiano. Parte sempre tutto da Mannoni, che imbecca Pedalino sull'esterema destra. Il numero 9 di casa vede con la coda dell'occhio Chiodini fuori dei pali e si inventa un preciso pallonetto che gonfia la rete per il 2-0. E così Folgore Veregra 2, Castelfidardo 0. Infine la Folgore ha l'occasione per triplicare, ma Sbarbati in contropiede è troppo egoista e sbatte contro il muro bianco-verde. Finisce così Folgore Veregra 2, Castelfidardo 0. Ancora calcio, l'Olimpia Agnonese rinforza gli under con l'arrivo di Francesco Cianci, centrocampista non ancora ventenne. Cianci proviene dal Campobasso. Il calciatore è a disposizione del tecnico Silvio Paolucci per la gara interna contro il Chieti di domani pomeriggio. E intanto il Campobasso ha ufficializzato l'acquisto del 23enne attaccante Alessandro Tascini, proveniente dalla Fermana. Andrà in scena domani pomeriggio a Campobasso la finale della Coppa Italia regionale di calcio a 5 tra Venafro e Bonifro. L'incontro si svolgerà alle 17.30 al palazzetto dell'Università. Entrambe le squadre sono composte da atleti che in passato hanno già vinto questa competizione. Siamo in chiusura, saranno l'ex pallavolista campione del mondo Andrea Lucchetta e il presidente nazionale del Comitato Paralimpico Italiano Luca Pancalli, due degli principali ospiti della terza giornata dello sport del Molise. La manifestazione organizzata dall'assessorato regionale allo sport si svolgerà quest'anno venerdì 29 nel Palazzo della GIL a Campobasso. Ed era la nostra ultima informazione, grazie per essere stati con noi. Noi ci fermiamo qui.